Recensione di Aztec Adventure per Sega Master System. La copertina è tutto sommato simpatica. In Aztec Adventure vestiremo i panni di Nino, il quale vuole a tutti i costi raggiungere il paradiso degli Aztechi. Però, per poter arrivare nel posto da lui tanto desiderato, deve superare 11 spaventosi labirinti popolati da misteriosi mostri. Nel gioco quindi dobbiamo controllare Nino all'interno dei labirintici livelli, uccidendo i mostri, raccogliendo i bonus e sconfiggendo i boss. Alcuni nemici possono essere assoldati dando loro del denaro. In questo momento stiamo vedendo quei due coniglietti che ci aiutano. In realtà possono anche essere sconfitti, è una scelta del giocatore. Dopo aver subito alcuni colpi, questi aiutanti se ne andranno o moriranno. Nino si controlla bene e i comandi rispondono con la dovuta precisione. Il sistema di controllo però ovviamente prevede i due tasti del pad del Sega Master System ed è configurato in questo modo. Con un tasto, il tasto azione, si utilizza la spada oppure si utilizza uno di quegli oggetti, ovvero i bonus, che potete vedere in alto a destra. Il tasto 2 infatti permette di accedere a quel menu lì in alto dove ci sono gli oggetti disegnati, evidenziando in sequenza un oggetto dopo l'altro. L'oggetto evidenziato sarà quello che verrà utilizzato dal tasto 1. Se non è evidenziato nulla, si utilizza la spada. Beh, per carità, i programmatori avevano solo due tasti a disposizione, probabilmente hanno fatto del loro meglio, ma ho trovato questo metodo a volte un po' macchinoso. Una delle particolarità di questa produzione videoludica è che non siamo obbligati a uccidere tutti i nemici minori, siamo obbligati soltanto a uccidere i boss. Però i nemici che io ho definito minori sono quelli che ci forniscono i vari oggetti, i vari bonus, e potrebbero essere assolutamente necessari perché nel corso dei livelli possiamo trovare degli ostacoli, come per esempio delle piante, che possono essere sconfitte soltanto usando la palla di fuoco. E per avere la palla di fuoco bisogna uccidere i nemici. Nino ha una bella barra di energia, quindi non muore con un solo contatto del nemico, e poi comunque ha più di una vita. Gli oggetti speciali che possiamo trovare ed usare possono avere una funzione offensiva oppure quella, come già accennato, di liberarci la strada. Abbiamo il denaro, le palle di ferro, la lancia. Le palle di ferro, che sulle istruzioni sono chiamate tetradirezionali, praticamente invece che essere una sola palla di ferro sono quattro e viaggiano in quattro direzioni diverse. La palla di fuoco, gli stivali che ci permettono di attraversare i corsi d'acqua in tutta scioltezza, le turbine, praticamente dei vortici che risucchiano alcuni nemici, il fulmine che ci rende invincibili per un limitato periodo di tempo e la dinamite. Se siamo fortunati possiamo anche trovare il pozzo dei desideri, una specie di grossa pozzanghera o piccolo laghetto in cui, se vi lanciamo il denaro, può comparire una fatina che ci ripristina l'energia. La grafica è colorata, simpatica e ben definita, e anche il sonoro è pregevole e contribuisce a creare un'atmosfera di spensieratezza. Le ambientazioni in totale sono 6. Infatti le prime 5 ambientazioni si ripetono, anche se cambia il design del livello, e poi l'11° schema ha un'ambientazione tutta sua.
Anche se Azitech Adventure ad una prima occhiata potrebbe sembrare un gioco simile a Golvelius o comunque un gioco di ruolo, in realtà non è niente di tutto questo. Possiamo dire che sì, un pochino di alone di adventure game c'è, ma è più un action arcade puro con dei livelli labirintici, anche se labirinti veri dove è difficile trovare l'uscita non ce ne sono. Ammetto però che i livelli più avanzati hanno una struttura che bisogna imparare, bisogna scoprire. Proviamo quindi ad analizzarne pregi e difetti. Tra i pregi io inserisco la realizzazione tecnica. Non siamo di fronte a un videogioco spaccamascella, ma è tutto ben realizzato, sia la grafica che il sonoro. Un altro pregio è l'atmosfera del titolo, spensierata, simpatica e anche un po' mistica, visto che parliamo del paradiso degli Aztechi. I vari oggetti contribuiscono a creare una certa varietà nel gameplay. Non bisogna solo agitare la spada, bisogna anche capire a volte quando è il caso di utilizzare un oggetto piuttosto che un altro, anche perché vengono forniti in numero non esagerato. Gli scontri con i boss sono ben realizzati e necessitano di un minimo di strategia, e i livelli più elaborati pretendono l'utilizzo di un minimo di materia grigia da parte del giocatore. E adesso occupiamoci dei lati negativi. Il gameplay, pur considerando tutto quanto ho già detto di positivo, resta comunque piuttosto limitato e ripetitivo. Il personaggio non può crescere o migliorare. L'arma principale sarà sempre solamente la spada e l'incedere nei livelli è abbastanza lineare, soltanto nei livelli più difficili a volte si torna indietro per capire da che parte andare, ma solo quello, ecco. È notevole e originale la possibilità di offrire dei soldi ad alcuni particolari nemici affinché questi ci seguino e ci aiutino. Il problema è che questi personaggi che decidono di aiutarci si incastrano spesso nel fondale e quindi il loro aiuto a volte è scarso. E per finire avrei gradito almeno una password dopo aver terminato il primo giro, cioè dopo aver finito i primi 5 livelli, almeno una password per non affrontarli più, in quanto poi si ripetono le stesse ambientazioni, anche se non nello stesso ordine e con un level design diverso. Quindi almeno una password dopo i primi 5 sarebbe stata gradita. In conclusione sostengo che Azitech Adventure sia un videogioco piacevole e divertente, che non è esente però da alcuni difetti come una difficoltà a mio avviso un po' troppo alta, un gameplay tendenzialmente limitato che potrebbe annoiare alcuni videogiocatori e da un controllo dei nostri aiutanti non sempre perfetto. Detto questo però, permettetemi di sostenere questo, io sono un appassionato del Sega Master System e indipendentemente dal voto che troverete alla fine di questa recensione, tra poco lo vedrete, sono convinto che un appassionato del Sega Master System non dovrebbe farsi sfuggire questo videogioco, e credo questo perché Azitech Adventure ha una sua personalità, una sua atmosfera che lo rendono una piccola perla delle prime uscite per il Sega Master System. La recensione è finita, un like o un'iscrizione al mio canale sono sempre graditissimi, vi lascio al voto finale.